Giovedì 16 aprile, un buongiorno a tutti voi gentili telespettatori e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG4 di Telecupole, telegiornale interregionale Piemonte e Liguria. L'edizione numero 22 della Fiera del Libro di Torino, che si terrà dal 14 al 18 maggio a Lingotto, è partita ieri all'attacco con la conferenza stampa di presentazione del suo programma. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di apertura. Un calendario sicuramente molto ricco, quello della Fiera del Libro 2009, centrato sul tema Io, gli altri, e che intende calarsi a pieno nel clima di riflessione sulla crisi economica mondiale, in particolare sulla crisi nel settore della cultura. Questo nella città Torino, che ha così puntato con successo sulla cultura stessa come carta turistica e che ha patito profondamente la vicenda legata al premio Grinzane Cavour. Lasciate da parte le notizie negative, la fiera rilancia il valore della cultura del libro con 50 espositori in più rispetto all'anno scorso, quando già furono 1.400, con una grande attenzione ai giovani, ai quali è dedicato il Bookstock Village, e con un programma ricco di novità e di grandi nomi, da Salman Rushdie a David Grossman, capace molto probabilmente di bissare i 300.000 visitatori dell'anno scorso. Anche quest'anno non sono mancate le critiche da alcuni gruppi di estrema sinistra sul paese ospite, l'Egitto, ma i vertici della fiera tagliano corto. Noi invitiamo la cultura dei paesi, non la politica estera. Ora la cronaca dal torinese. Una donna italiana di 39 anni, nata a Mogadiscio, in Somalia, è stata colpita con alcune bastonate da un anziano che l'ha poi anche insultata. È accaduto ieri a Torino, in piazza Carducci, mentre la vittima aspettava l'autobus. Soccorsa da un passante, la donna è stata portata in ospedale, dove le hanno riscontrato una contusione alla spalla destra, guaribile in una decina di giorni. Gli agenti del commissariato stanno ora cercando di identificare l'aggressore attraverso le testimonianze di chi ha assistito alla scena. E ora la cronaca giudiziaria dell'Astigiano. Il Tribunale di Asti ha condannato a 9 anni di reclusione Massimo Artusio, 35 anni. Era accusato di aver rapinato un anziano nella sua abitazione di Torrazzo, una frazione in San Damiano d'Asti. La sera del 29 novembre del 2007, Artusio, pistola in pugno, ha fatto irruzione con due complici nel cascinale abitato da un pensionato di 65 anni che viveva da solo. Il malvivente, dopo aver picchiato il pensionato per farsi dire dove nascondeva i soldi, ha lasciato la casa portandosi via il portafoglio dell'anziano, contenente circa 400 euro. Attraverso le indagini dei carabinieri si è arrivati all'incriminazione dell'Artusio, che però non ha mai voluto rivelare i nomi dei complici. Le tende montate dalla Protezione Civile del Piemonte in Abruzzo sono 185 e danno ospitalità a 1.100 persone. L'allestimento del comune di Barisciano è completato nelle frazioni di Picente e Petonia e in fase di conclusione a Borgoaie e Fontana Grande. A fare il punto sugli aiuti nelle zone devastate dal sisma è stata il Comitato Regionale di Solidarietà, riunito ieri dal Presidente del Consiglio Davide Gariglio. Nella riunione l'assessore alla Protezione Civile Luigi Sergio Ricca ha informato che la colonna mobile regionale, partita il 7 aprile con una task force di 2 funzionari e 15 volontari, ha allestito 2 campi per fornire assistenza infantile e psicologica, aiuti sanitari e alimentari nei comuni di Barisciano e di Tempera. Gariglio ha ricordato la sottoscrizione popolare promossa dal Comitato sul conto corrente postale numero 480111 e i bonifici bancari. In collaborazione con la Giunta regionale, ha aggiunto Gariglio, abbiamo invitato le scuole e i comuni piemontesi a non disperdere le raccolte di fondi in mille rivoli, ma a sostenere i progetti che la Regione sta portando avanti. Nel pomeriggio di ieri la consulta regionale delle Lette ha invitato le iscritte ad evolvere offerte e a promuovere iniziative per contribuire all'assistenza dei terremotati e alla ricostruzione. Ancora la cronaca del torinese. Un pregiudicato di 45 anni, residente a Venaria Reale, è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale di Torino per l'incendio alla Publirec di Collegno. L'incendio, divampato la sera di Pasqua intorno alle 21.30, è stato appiccato in 3 differenti punti e ha completamente distrutto 2 capannoni dell'azienda. Gravi indizi di colpevolezza gravano ora a carico del piromane, fermato poco dopo l'incendio. Di qui la decisione della Procura della Repubblica di disporre il fermo. Ancora la cronaca giudiziaria, sempre dal torinese. L'omicidio di Giuseppe Donà, un quarantenne che nel 2003 venne ucciso a Grugliasco, in provincia di Torino, a colpi di pistola, in quello che sembrò essere un regolamento di conti nel mondo della droga, è stato rievocato ieri a Palazzo di Giustizia, all'apertura del processo d'appello per le 2 persone considerate in primo grado responsabili del delitto. Gli imputati sono Rocco Varacalli e Leonardo Cotona, ai quali il 29 febbraio del 2008
furono inflitti rispettivamente 20 anni e 18 anni e 4 mesi di reclusione. I giudici hanno rinviato l'udienza il 17 aprile per ascoltare un esperto di armi. In Europa occidentale, dove il mercato scende dell'8%, Fiat Group Automobiles si muove in controtendenza. La quota a marzo sale al 9,2%, quasi 2 punti percentuali in più rispetto al pari mese 2008, e le immatricolazioni segnano un più 14,7%. Lo rileva Lingotto nel segnalare anche il boom di vendite in Germania, dove Fiat diventa il principale costruttore estero e il terzo della classifica generale, attestandosi a quota 7,6%. Ma il gruppo torinese si distingue anche in Francia, dove aumenta i volumi del 25%, a un ritmo 3 volte superiore al mercato, e la quota sale al 4,5%, il 3,9% era nel marzo 2008. Il trend è in ascesa per tutti i marchi. Il brand Fiat, noto al Lingotto, ha immatricolato 108.600 vetture, ottenendo un aumento delle vendite del 13,8% e una quota del 7,6% in netto miglioramento rispetto al 6,1% del marzo 2008. Eccezionale la performance del brand in Germania. I volumi crescono del 218%, la quota di mercato sale al 7,2% e la Panda conquista il primo posto nel suo segmento. Anche in Francia migliorano volumi e quota. Continua il successo dei modelli di punta del brand. Panda e 500 rimangono stabilmente al primo e secondo posto nella classifica delle auto più vendute nel segmento A, mentre Grande Punto è tra le 5 auto più vendute nel segmento B. Il marchio Lancia, con 11.000 immatricolazioni, registra un leggero miglioramento di quota e una crescita nei volumi del 4,3%. Particolarmente significativi i risultati ottenuti in Francia, dove le vendite aumentano del 29,5%, e in Germania. Ancora la cronaca giudiziaria del torinese. Ha chiesto di essere scarcerato e di ottenere gli arresti domiciliari Giuliano Soria, l'ex presidente del premio Grinzane Cavour, finito in carcere il 12 marzo scorso per una vicenda di malversazione dei contributi pubblici e di molestie sessuali ad un giovane domestico. L'istanza è stata presentata al GIP dal suo legale Roberto Piacentino. E parliamo ancora di maltempo, forti piogge, grandinate, neve copiosa, 2000 metri. Sono le previsioni in Piemonte per la giornata di oggi. Sarà colpita soprattutto la parte settentrionale della regione, in particolare il Verbano, il Biellese e il Canavese. La quota neve potrebbe scendere fino a 1300 metri. Queste sono le segnalazioni dell'ARPA Piemonte, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Sono 200 i comuni piemontesi che hanno aderito alla sesta giornata Voler Bene all'Italia, domenica 19 aprile, promossa dall'Associazione Lega Ambiente in collaborazione con Enel Green Power e l'ANCI. Un invito a riscoprire non solo le bellezze ambientali e le bontà enogastronomiche, ma anche e soprattutto il modo di vivere dei tanti piccoli comuni di cui è fatta l'Italia, 339 sotto i 500 abitanti nel solo Piemonte. La manifestazione, che in realtà avrà appuntamenti già venerdì e sabato prossimi, è stata presentata alla sede regionale della Coldiretti dal presidente dell'organizzazione agricola Paolo Rovellotti e dalla presidente di Legambiente Piemonte Valle d'Aosta, Wanda Bonardo. Nell'elenco delle innumerevoli iniziative in programma spiccano l'incontro Piccoli Comuni Grande Scuola, organizzato a Rivalta Bormida nell'Alessandrino, venerdì prossimo, un tour nei comuni dell'Alta Valle Maira del Cunese, domenica 19 a Celle di Macra, Marmora, Prazzo ed Elba. La giornata sarà anche occasione di raccogliere fondi finalizzati a specifici progetti per la ricostruzione dell'Abruzzo. È un presidio legato alla fattoria didattica che in un'azienda agricola si fa a favore delle scuole, è un presidio legato a una proposta enogastronomica, a una proposta di civiltà rurale, a una proposta legata alle nostre tradizioni e alla bontà della nostra gente. Noi siamo purtroppo nella vita quotidiana convulsa, coinvolti in una vicenda umana che è spesso anche dolorosa e sacrificata. In campagna siamo a questi livelli, se non di più, però abbiamo un ambiente incontaminato che i coltivatori diretti veramente presidiano, oltretutto con le proprie aziende multifunzionali sono al servizio anche della società del piccolo comune, sono vicine alla campana del paese che suona, a tradizioni che contraddistinguono una vita piemontese nel caso, ma italiana tutta, che ha un'origine agricola e che sta riproponendosi in tutta la sua autorevolezza e affidabilità. Penso al mondo dell'agricoltura, il mondo dell'agricoltura che sempre di più appunto con questo atteggiamento di presidio locale, no? Che non si occupa, che non pensa sempre solo esclusivamente come in passato forse ad alcune parti, ma sta diventando veramente un riferimento in termini di agriturismo, ma anche in termini di attenzione al territorio, di riscoperta di tradizioni. Quindi questa ricchezza straordinaria che noi sempre di più vorremmo che si mettesse a sistema. Vi invito a venirci a trovare in Valle Maira, abbiamo i 5 comuni che vanno Macra, Celle Macra, Marmora, Prazzo ed Elva coinvolti nell'iniziativa.